televisivo, che io non ho, però ovviamente dovendo far pubblicare quello che diremo, ci atteniamo anche alle prescrizioni di Vincenzo Caputo, che riprende quasi tutti gli avvenimenti culturali di Somma, e lo ringraziamo, come ringraziamo i proprietari del ristorante che ci ospitano. E è la prima volta che il ristorante si apre a una manifestazione di questo tipo. Perché abbiamo scelto questo posto? Perché questo ristorante è costruito all'interno del castello antico, diciamo, o lontano, da distinguere dal castello che sta appena sopra il Casanare. Poi abbiamo anche un altro palazzo reale, che è quello della Stazza. Quindi diciamo che a Somma c'erano anche delle torri di guardia armate che fornivano delle difese alla popolazione. Poi qui io dirò poche cose sul luogo dove siamo, qualcosa la dirò sul ritrovamento della Madonna, accederò a qualche leggenda sulla nascita sia della montagna di Somma sia del Vesuvio. Io non ho inventato nulla, tutto quello che vi dirò me l'hanno affidato, io non dico me l'hanno detto, me lo hanno affidato i vecchi, gli anziani del paese, diciamo i moltissimi anni di ricerca. Via via col tempo ho cercato di pubblicare tutto quello che mi veniva affidato. Loro erano estremamente contenti che io o li riprendevo o li registravo o li trascrivevo, perché avevano paura che le cose che sapevano potessero scomparire. Però di una cosa loro erano completamente convinti, e cioè che loro sarebbero scomparsi. Avere lo sguardo di queste persone che ho incontrato, ognuno nella sua casa, avere nello sguardo, leggere nello sguardo di queste persone questa consapevolezza, ancora oggi mi fa venire la pelle d'oca. Perché loro avevano la consapevolezza del tempo che corre. Però ci sono delle cose, come la tradizione orale o il rituale primaverile della festa di Castello, o le processioni per i vari santi, o l'inizio dell'anno, o il carnevale, o San Pantuono, o la festa del... insomma, diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla nel ciclo annuale delle feste. Ecco, vedere queste persone che ti affidavano un racconto, che vi dirò subito dopo, come una primizia che esce dall'orto, che è stata curata tutto l'inverno e poi a primavera è venuta fuori o una piccola scatulella, o un funucchio, o una raffaniella. Ecco, loro te la davano, e me la davano effettivamente, cioè concretamente mi davano queste primizie. E loro dicevano: per le frisca dell'anima dei morti. In generale, non i loro o i miei, era un gesto di generosità che la comunità faceva. Detto questo, io dovrei dirvi una piccola cosa sul castello dentro il quale stiamo, una piccola cosa sulla Madonna, e poi do la parola alla dottoressa. E tu mi devi cominciare ad abituare a farti chiamare dottoressa. È proprio strano, a me all'inizio però mi faceva effetto, perché io mi vedevo sempre Angelina, ma mai dottore. Sei rimasto. È un regalo che mi fa. La semplicità. E una volta che il giornalista un po' meglio dice: ma io, lui ha parlato troppo semplice, veramente. Mi cerca di complimento, non è una cosa. Vabbè. Qui dentro stiamo in un castello la cui prima notizia risale al 1090
sono quasi 1000 anni. Intanto esce quello che stava dicendo, perché Giordano di Capua, un normanno che aveva sposato una longobarda di Salerno, lo ristruttura, quindi il termine ristruttura del documento ci fa capire che c'era già prima qualcosa. Era un luogo, se voi fate il giro con la macchina intorno a questo colle, chiamiamolo colle, ma qui i vecchi lo chiamano Tuoro e Santa Lucia, quindi non c'entra ancora la Madonna, perché c'era lì dove abbiamo visto la grotta, o tra virgolette, e c'era la chiesa di Santa Lucia, che non è la chiesa della Madonna che sta sul muro di cinta del castello. Allora, il tuono di Santa Lucia, perché Santa Lucia era una santa a cui erano devoti gli angioini, però il castello è precedente. Da momento che il periodo dal VII secolo al IX secolo in questa zona ci sono incursioni sia dei saraceni, dei pirati che venivano dalla costa, sia le discese dei barbari, chiamano barbari perché parlavano una lingua diversa e che non era comprensibile, quindi balbettavano, diciamo, di tipologia sarebbe questa. E quindi le popolazioni della pianura, che erano quelle la zona più fertile, diciamo, ai piedi del Vesuvio, si rifugiavano in questa zona, e quindi si pensa che potrebbe una difesa essere già stata eretta nel 940, quando ci fu l'invasione degli Ungari. Ovviamente poi successivamente è stata fatta un muro di cui rimangono poche tracce. Se voi girate, guardate oltre la vegetazione, vedete che c'è una torre a est, c'è un grande antemurale qui a sinistra, sul lato destro della grotta, che forse era il maschio del castello, cioè la difesa interna alle mura. La scalinata d'accesso era quella lì, quindi diciamo che è rimasto più o meno quello l'accesso. E poi c'era dentro la chiesa di Santa Lucia, nella zona, diciamo, della grotta, da cui il nome che è arrivato fino a noi, perché per Santa Lucia non c'è nessun rituale, insomma, c'è il rituale per la Madonna. Allora noi ci dovremmo chiedere quando questo avviene, questo cambiamento. Questo cambiamento avviene già secondo una formula dubitativa di Candido Greco nel 1466, perché lui parla di una Santa Maria de Castro, Intus Castrum Summe Extra Terram. Non facci finta che faccio un latino, lo traduco subito, perché il documento di cui parla Candido Greco dice che qui c'è una chiesa di Santa Maria del castello, dentro il castello, vedete, fuori la terra. La terra è il casamale, quindi è una terra murata, come ci sono le mura aragonesi che cingono il casamale, quella era una terra murata, quindi extra terra significa che la chiesa stava al di fuori del centro fortificato che stava più a valle. Dopo questa notizia abbiamo nel 1561 la santa visita del vescovo di Nola, che va a visitare tutte le chiese del paese, tra cui la chiesa di Santa Maria, e la trova povera, però con una grande immagine della Madonna. E dice ancora, e quindi questo dimostra che c'erano due chiese, che c'è anche la chiesa di Santa Lucia, però è sospetta di fuoriusciti, cioè sospetta di ospitare dei banditi, Santa Lucia. Nel 1631 c'è una fortissima eruzione che distrugge, risulta dai documenti sia locali che napoletani, quasi tutte le chiese di Summe e anche la chiesa di Santa Maria. Tanto che il documento dice che la statua della Madonna viene fortemente danneggiata. E noi abbiamo anche i nomi dei pittori della chiesa di Santa Maria nei vari anni.
In quel periodo, nel 1631, era qui presente come lettore Don Carlo Carafa, che è quel monaco che si vede nell'affresco del soffitto della chiesa, che oggi è chiuso perché il parroco aveva un impegno. Successivamente lui lascia il santuario in mano ad un eremita. Io su questo eremita ho raccolto solo un aneddoto che poi pubblicherò fra non molto, perché ci sto lavorando a tutte le altre fiabe che erano rimaste inedite. E Assunta Indolfi, che era una vecchietta di via Roma, sapevo questo aneddoto sull'eremita della chiesa di Castello. Dopo l'abbandono di Don Carlo Graf, che va a fondare un convento in un'altra zona, la statua risulta arrivare qui di nuovo nel 1651, rifatta. Sull'argomento, e dico questo piccolo aneddoto, che la testa della Madonna che si era salvata ed era stata conservata in quella grotta viene portata a un restauratore di Napoli. Il restauratore di Napoli aveva una figlia paralitica che non si poteva muovere, da un momento che però infatti ci mette 20 anni, 1621-1651, va in sogno alla ragazza, dice alzati e vai da tuo padre e digli che mi deve finire il busto con tutto il resto. Lei si alza su ordine della Madonna, quindi c'è il miracolo, e si presenta al padre e chiede che finisca l'opera di restauro. Questa è una leggenda non solo raccontata dai vecchi del Casamale, ma trascritta da Don Domenico Maiore nel 1703 in un suo libro su Somma. Io chiuderei, diciamo, la storia sia del castello della Madonna, sottolineando che da questo castello gli Angioini a Napoli ci sono i documenti sotto ai quali o sopra ai quali c'è scritto che il re di Napoli prende questa decisione, vi dico la traduzione in italiano perché non mi ricordo quello in latino, prende questa decisione dal castello di Somma. Quindi è più volte citato perché venivano qui a svernare, a passare delle ore di ozio, di caccia, perché qui c'era la selva reale, l'attuale Demanio, o la Dumani, come dicono i vecchi, che arrivava fino a Cacciatella. E dovete sapere che il re metteva un editto secondo il quale i sommesi non dovevano sparare se non agli uccelli, perché i caprioli, le lepri, questa roba più grossa, cioè i cigliari, dovevano cacciare solo lui. Vi dico in fretta e in fretta le tre leggende che riguardano fondanti, si chiamano, perché riguardano la costituzione della geografia dei luoghi. Perché ci sarebbe il Vesuvio? Secondo la descrizione di Rosa Serpi, una vecchietta di 90 anni di una degli Zingari, a Napoli c'era un mago delle arche, delle fate e degli anelli incantati, non lo dici di chi è perché non lo so, il quale mangiava i bambini. Allora i napoletani volendosi liberare da questa iattura, lo imprigionarono nel luogo dove c'è il Vesuvio e gli fissarono tutta una gamba dentro un masso e lo tenevano prigioniero lì per evitare la strage degli innocenti. Il mago riuscì a liberarsi e dal foro che lasciò tirando via tutta la gamba cominciò a uscire il magma. Questa è la nascita del Vesuvio. Scientificamente è nata cosa, però la fantasia del racconto a me mi pizzica appunto lo può. L'altra a difesa di questa eruzione, un altro vecchio, Giuseppe Aurelio, sempre di colpa degli Zingari, una fonte, una miniera in quella zona, perché c'era anche Angelina Corricelli che raccontava altre bellissime cose, disse, voi dovete sapere che i musulmani soggetti malamente, perché date le capace, e la dico in dialetto, perché non penso che ci siano stranieri, poi semmai lo straniero mi chiede e spieghiamo.
e c'erano lì San Daniele, San Mauro e San Gennaro. E i musulmani tagliavano la capa sempre a San Daniele, perché San Daniele in una fiaba è sempre un bambino un po' piccolo. Allora, tagliando la testa a San Daniele, la testa rotolava per terra, però subito dopo la testa si rincollava al collo. Allora i musulmani tagliavano, la testa rotolava, poi si rincollava al collo. E questo capitava abbastanza spesso, qui c'è il generale, ci vediamo fuori questa cosa, ci vediamo fuori e scappiamo, e dice come scappiamo? Invece facciamo una freccia di tort reddito, sarebbe la vita vecchia, la vite vecchia, quella lì tutti i vaccinati che si spurrica, non vedo termini in italiano, quella che si spurrica, no? E cingiamo, guardate che bella immagine, cingiamo quest'isola che sta di fronte alla Turchia, ce la agganciamo e ce ne andiamo in campagna e ci attiriamo. Chi più edotto di me potrebbe pensare alle isole Simplegadi, che in quel braccio di mare i greci dicevano che si muovevano, erano mobili, quindi la fantasia popolare si aggancia a questa notizia dotta del trasporto dell'isola e la misero dove è la montagna di Somma, al riparo dalle rame. L'ultima me l'hanno detto la settimana scorsa, io non la conoscevo, chiamai l'idraulico, il quale che non poteva non sapere che fatti di acqua. Mi ha aggiustato una cosa, dicendo scusa, ma tu non sei una nonna che raccontava delle storie? Sì, ma qui che la storia a Roma, era a Nola, la salita. Dico sì, io so che il mare arrivava fino a Nola, per una leggenda, e anche per dei ritrovamenti che sono stati fatti nella zona di Poggiolina, Salino e Nola, dove ci sono dei nomi, dei toponimi che ricordano la foce, il lago, il porto, sono toponimi che confermano che era una zona acquitrinosa, e lungo la di Poggiolina, che è un luogo di ricerca archeologica, hanno trovato delle palafitte con dei canali d'acqua, dentro uno di questi canali c'era una barca, ragione per cui il mare a Nola. E dice, scusa, la nonna che diceva? C'era nonna, diceva che c'era un re in un castello di questa zona, non precisava quale, il quale era curioso di sconoscere la geografia del suo regno, e quindi mandò i suoi cavalieri a indagare tutto intorno. Alcuni andarono alla zona degli Appennini, altri alla zona di mare. Quelli che andarono a mare videro che sott'acqua c'era un masso con dei ganci, e allora tornarono e riferirono la cosa. Il re sentita la cosa e dice: no, poi quel masso lo dovete spostare. I cavalieri vanno a mare, spostano il masso. Quello che sarebbe nelle fiabe, un cavaliere può fare più lo singuzzano. È chiaro che non è che ha obblighi di logica, no, né temporale né di modernità o antichità. Insomma, i cavalieri vanno a mare, spostano il masso. Il masso era appoggiato su una grande voragine, ragione per cui spostato il masso, il mare viene risucchiato dalla voragine e loro sono Montana, San Giuseppe, Terzigna, San Gennaro, fuoriescono. La cosa, no, un sole fertilissimo il nostro, era uno dei più fertili d'Italia. L'ultima leggenda è quella che narrava Giovanna Amendola, la sorella dell'avvocato Amendola, che diceva, bellissima, che sotto il campanile scorreva il fiume. Poi sul fiume facciamo un'altra conferenza. Io a questo punto darei la parola alla nostra laureata, che ha portato anche la tesi, perché se qualcuno fa il terribile possiamo anche usare come oggetto quando deve. Vi ringrazio dell'attenzione, siete stati pure bravi. Poi eventualmente, dopo che il professore avrà fatto il suo intervento, qualcuno che ha delle domande da fare, se le conosciamo, almeno io, risponderemo. Anna Esposito. Come mi ha presentato Angelo Di Mauro, sono Anna Esposito, mi sono laureata da poco più di un mese alla Facoltà di Sociologia con indirizzo antropologico alla Federico II di Napoli, e con una tesi triennale in storia delle tradizioni popolari, avente come oggetto di studio la paranza d'ognuno. Il perché ho fatto una tesi sulla paranza d'ognuno e anche sulla tradizione sommese
a dei perché. Il primo è che sono sempre stata profondamente affascinata da questa tradizione, da questi uomini con il viso pieno di segni della terra e che cantavano quei canti che io poi neanche le parole riuscivo a capire benissimo, perché poi sono talmente antichi che non possono essere capiti molto spesso qui nell'epoca moderna, diciamo. E anche perché per me era fondamentale parlare di un aspetto che assomma è peculiare, cioè forse è il punto cardine di tutta la tradizione sommese, e poiché sono di somma adottata, perché io di origini non sono sommesi ma sono mista, nel senso che i genitori che sono della provincia di Napoli, un paese molto vicino alla provincia di Napoli, i miei fratelli sono nati in Piemonte, quindi sono l'unica sommese. E essendo insomma una città piena di reperti archeologici, con questa festa del sabato dei fuochi che appunto, come ho detto, mi ha sempre affascinato, ho detto vabbè, adesso farò una tesi proprio su questa festa. Diciamo che lo scopo vero e proprio non è stato solo quello di parlare della festa dedicata alla Madonna di Castello in modo molto generico, cioè parlando del sabato dei fuochi, del 3 maggio, oppure dei rituali che vengono fatti durante questo lungo periodo di tempo. Ma ho cercato di scendere in profondità la festa e per fare ciò, poiché non ero molto brava sul capire bene la cultura sommese, mi rivolsi al parroco, al rettore del santuario di Castello, Don Franco Gallo, che mi disse: guarda, se tu vuoi trattare della festa di Castello devi rivolgerti alla paranza, che di somma è quella che ancora oggi riesce a portare avanti la veste più antica della festa. Così iniziai ad avere contatti con Lucio, che è il presidente della paranza, poi dopo di lui Sabatino, che è il capo paranza, nonché il padre di Lucio, poi Mario, Albano e tutta la paranza d'ognuno, anche con i più anziani che poi si sono dimostrati detentori di una vasta memoria orale. E da qui ho fatto una lunga ricerca che mi è durata quasi un anno, quindi da marzo 2012 fino a ottobre dello stesso anno. E durante questo periodo di tempo ho fatto interviste, video, fotografie, registrazioni dei canti, e tutto questo poi l'ho inserito all'interno della mia tesi. Dopo aver raccolto comunque moltissimi dati, circa 700 foto, 62 video, quindi molto corposo, il mio professore, che è stato Lello Manzacane, che è famosissimo perché è stato il fondatore della Visual Anthropology in Italia, lui non conosceva la festa di Castello, sapeva solamente il canto a Figliola. Disse: guarda, tu perché stai facendo una tesi che nessuno ha fatto mai, almeno la Federica II, a sociologia, cerca di fare qualcosa molto molto più approfondito. Quindi sono andata a fondo del significato del canto a Figliola, a Fronde Limone, e poi tutto il resto, non solo del repertorio musicale, ma anche del significato che si c'erano dietro a certi comportamenti, certi gesti ritualizzati, ma anche per esempio il ballo, che poi ha un significato molto particolare. Tutti questi dati che comunque ho raccolto durante quest'anno di ricerca sul campo sono stati archiviati attraverso delle schede in formato XML, che poi adesso sono in custodia del Centro di Ricerca Audiovisuale della Federico II. Da questa tesi diciamo che ho ricavato molte cose, non solo sono riuscita ad entrare a fondo di quelle feste che mi hanno sempre affascinato, quindi adesso proprio mi trovo all'interno, ballo, partecipo con loro, quindi sono diventata... Balla anche bene! Non credo una di loro, ma credo una figlia. Sei una di noi! Sei una di noi! Sei una di noi! Questo sì! Ora sono la paranza di ognuno che ha messo a disposizione tutto l'apparato, a prescindere che ci hanno adottati in parecchi. È stata una bella manifestazione il sabato dei fuochi, scusami se ti interrompo, hanno posizionato un
una lapide o diciamo, un pezzo di piperno in cui viene stato scolpito il nonno dell'attuale presidente, che era un leader carismatico. Io dicevo che era un sacerdote, in senso latino. Sì, partendo da Di Gennaro Albano, io non, purtroppo non ho avuto l'onore di conoscerlo, però l'ho conosciuto attraverso le parole di Mario e di Sabatino. E, non lo so, forse sarà che questa festa mi fa nascere molto dentro di me, ma quando ascolto la voce di Sabatino, Mario e anche quella di Di Gennaro, che adesso comunque viene perpetuata nelle registrazioni, mi provoca molto, molta emozione. Vabbè, chiudiamo questa parentesi, altrimenti piangiamo. Vabbè, dalla tesi diciamo che ho approfondito alcuni aspetti, per esempio ho trovato delle analogie antropologiche con diverse culture del mondo. Ad esempio, cioè, diciamo che in primis il comparativismo freseriano, secondo cui Fraser affermava che non è vero che le culture siano, diciamo che analizzando le diverse culture possiamo trovare una somiglianza, cioè dice, affermava questo comparativismo poi è stato superato e criticato anche da molti, però nonostante ciò ho trovato un piccolo filo rosso che lega la cultura della paranza del mondo, di alcuni rituali che sta svolge, quindi della tradizione sommese, con altre culture del mondo. Ad esempio, nel Sabato dei Fuochi, la paranza d'Ognuno è solita celebrare il rituale dell'alta bandiera, che è poi il rituale della pertica. La pertica nel giorno del Sabato dei Fuochi e come viene celebrata dalla paranza d'Ognuno è molto, a mio parere, diversa da quella che invece troviamo nei giorni che non rientrano nella festività della Madonna di Castello, perché la pertica dei giorni, per esempio, quando viene regalata a una signora in occasione del suo compleanno, oppure di un matrimonio, per qualche altra cerimonia, viene ornata di noccioline, peperoni, poi lo sapete meglio di me. Però invece, per esempio, nel Sabato dei Fuochi la pertica cambia un po' aspetto. Viene solamente ornata di ginestre con l'effigie della Madonna immancabile sulla cima, incorpata nella bandiera tricolore, e poi c'è il lucio che sale sull'asino di castagno e la liga. Questo rito dell'alza bandiera ha trovato delle similitudini con un palo totemico che veniva utilizzato da una tribù degli Aranda, che è una tribù australiana, non vi dico il nome perché è molto particolare, e questo palo aveva il significato di centro del mondo. Poiché questa tribù era una tribù nomade e non stanziava sempre nello stesso territorio, era solita spostarsi portando questo palo. Quindi quando si stanziava in un territorio piantava questo palo al centro del villaggio e si sentivano sempre a casa loro. Diciamo che un po' di somiglianza c'è, perché la pertica per la paranza d'Ognuno, come anche per le altre paranze sommesi, è un simbolo del gruppo, quindi vedere la pertica riconoscono se stessi, hanno la loro identità all'interno di questo palo totemico, che è appunto come quello del palo archivo, anche quello della pertica. E poi anche per esempio il pranzo rituale della paranza del mondo per certi aspetti è molto simile al rituale dell'omonimo dei pigmei Ubuti, che è un rituale che fa riferimento al pranzo che viene fatto in questa tribù dell'Africa centrale, e dove qui praticamente, come per esempio vediamo che nella paranza del mondo il cibo ha una funzione unificante, perché in quel momento unifica l'intera comunità, anche in questa tribù vediamo che il cibo non solo unifica, ma è anche un modo per ringraziare la natura, oltre ad essere un modo per diciamo cercare di avere la protezione della divinità. E queste similitudini le troviamo anche nella paranza del mondo. Infatti se partecipate al Sabato dei Fuochi, nel momento in cui c'è il pranzo rituale
c'è un'abbondanza di cibo divino, e l'abbondanza di cibo divino serve proprio ad unificare il gruppo. E oltre a questo è un modo per propiziare la divinità e anche per ringraziare la terra, perché la terra in un arco dell'anno ha dato buoni frutti, quindi è un modo per ringraziare sia la Madonna, quindi la divinità, e anche la terra. Difatti nel cibo è presente spesso, perché non si mangia la carne il sabato dei funghi, è presente non solo il pesce ma anche ortaggi, quindi fave, piselli, pinocchi di tutto. E non sono altro che prodotti che nascono da sottoterra, germogliano e quindi hanno il significato della rinascita. Difatti, proprio la festa del sabato dei fuochi ricorre nell'inizio della primavera, quindi con la rinascita della natura, non so adesso come dire, però con la rinascita della natura, e quindi è un modo per il rinnovamento della generazione che ogni anno si verifica a primavera, quindi questo è un rituale di scientificamente detto di incremento del raccolto, perché facendo il rituale si aiuta. Nel caso dell'avanzo sono i cantatori a fronte che chiamano quasi la divinità dalla vegetazione, diciamo, spontanea a venire nella zona coltivata per dare forza alla vegetazione del mondo. Chiudendo questa parentesi su questi due aspetti che ho trovato studiando da vari libri utilizzati durante la tesi, come ultimo punto che vorrei trattare è non proprio una critica, una sorta di critica un po' alla festa di Castello. Oddio, per me la festa di Castello è tutto, però spesso quando si sente parlare gli anziani, ma anche gli altri membri delle paranze sommesi, sono soliti dire ci stanno troppi giovani a queste feste, questi giovani però non fanno il vero significato della festa, vengono solamente per bere, vengono solamente per mangiare, vengono solamente per ubriacarsi e fare altro. Diciamo che queste qui sono le parole dei guardiani della tradizione, quindi di soggetti che si sentono detentori delle regole vere e proprie della tradizione, e quindi cercano di preservare l'aspetto antico così della tradizione, e cercano di far sì che i giovani non possano cambiarlo. La critica mia, a mio parere, è che secondo me l'affluenza dei giovani alla festa di Castello, così come al 3 maggio, che salgono sino al ciglio e poi scendono sporchi di fango e di terreno, non è da sottovalutare, perché se noi guardiamo, la festa di Castello è composta da giovani ma anche da anziani. Purtroppo gli anziani, ciò che riescono a dare alle persone è solamente il memoria orale, no? Che raccontano, cantano, però la forza fisica viene un po' a diminuire, mentre i giovani invece riescono ad avere quella forza che gli anziani hanno un po' diminuita. E criticare l'affluenza dei giovani alle feste di Castello è un po', cioè, paradossale, perché i giovani mantengono in vita la festa di Castello. Senza i giovani non si salirebbe sul ciglio, non si sparerebbero i fuochi, perché poi portare i fuochi sopra al ciglio è un bel peso, oltre agli strumenti, al vino e al cibo. Quindi pensare che i giovani che partecipano alla festa di Castello siano qualcosa di negativo, non credo sia così. Però c'è da dire anche che molti giovani se ne approfittano della situazione, pensano che sia un momento per fare altro e degenerano. Però questa sta a discrezione dei componenti della paranza, vabbè, non solo dell'Ognuno, perché adesso io sono sempre verso la paranza d'Ognuno, però anche delle altre paranze sommesi. Cioè, devono cercare di attrarre i giovani alla festa, trasmettergli il vero significato, però non vietargli, oppure partire già prevenuti e dire no, voi fate questo, fate quello. Partire già prevenuti può far sì che questi giovani si possano allontanare.
Quindi è meglio accoglierli e piegare il vero senso della tradizione e poi nel caso trasgrediscono le regole si può prendere, diciamo, un po' di... mettere le regole un po' più cattive dei studenti. Però comunque i giovani sono fondamentali. Io vedo nel giovane vecchio, il giovane capita anche adesso a me di fare il vecchio, però c'è stato un periodo in cui io ero giovane e sopravanzavo i vecchi a salire al ciglio, la cima dell'onda. E il vecchio quando si vedeva superato diceva, così giovane, arigna e rovaca, cioè riempi e sbuoni. Io quindi nel vecchio giovane vedo primavera e inverno. Il mondo è una differenza. Il giovane che si comporta istintualmente, diciamo, di pancia, no? Può essere tranquillamente riportato nell'alveo della tradizione, vedendo l'esempio. Noi ci stiamo cercando di farlo. Vabbè, io con la tesi avrei concluso, però ho realizzato un video di circa 3 minuti, quindi poco, in cui sintetizzo la mia ricerca sul campo, perché ovviamente a parole non vi ho tanto reso l'idea, credo. Quindi per me è stato giusto realizzare questo video in cui vedrete non solamente il mio punto di vista della festa di Castello, ma vedrete anche i protagonisti della festa. Quindi un attimo. Allora, mentre lei prepara, non ricordo il nome. Sono due belle ragazze che stanno facendo una tesi solo sulla danza del rituale della festa di Castello. Una cosa estremamente interessante, perché nei movimenti dei danzatori si può leggere non solo il lavoro, perché Roberto Di Simone diceva che certe movenze imitavano il raccolto del grano oppure il bacchiare le noci, eccetera. Tutto il nostro convegno di oggi, convegno, chiacchierata, l'altro che faceva nella chiesa si iscrive in un discorso che io ho intrapreso negli anni 80 per far rendere più chiaro sia alle istituzioni che ai gruppi che operavano i sensi profondi e nascosti delle manifestazioni sia religiose e pagane, perché ci sono anche dei momenti pagani. E quindi e quindi serve a far capire che non sono cose come ai miei tempi si diceva da discriminare, perché fanno i cafun e noi ci distinguiamo perché siamo chi siete delle persone senza radici, quelle sono le radici, e da momento che senza le radici gli alberi si abbattono. Non dire che bisogna ovviamente fare l'apologia del mondo contadino, che è pieno di, anche il mondo contadino, pieno di contraddizioni, di attaccamento possessivo alla roba, che non è certo un aspetto positivo di questo mondo, però ha dei valori che possiamo rintracciare nell'espletamento del rito. Allora, i nostri convegni su questo argomento servono a far capire che è un avvenimento della cultura di un tipo di comunità. Questo è il fine delle nostre riunioni. E vi congratulo e vi ringrazio per essere venuto, perché penso che avevate anche delle cose più belle da fare. Intanto avete rinunciato, siete venuti qua. Vi ringrazio, vi abbraccio con un affetto e dopo la pronunzione dell'etno antropologo Fabio Girotto, penso di aver detto bene, perché lui mi ha fatto una mattaccia che io ero scritta, che era una cosa, oggi ho detto bene, io vi leggerò, perché quello che ha detto Anna è perfetto. Io vi voglio dire che tutto quello che stiamo elaborando mentalmente, quindi sulla festa, non è solo un fatto di nozioni, che dentro ci sta la popolazione dell'Australia, la popolazione, no. Andare ad una festa significa avere delle emozioni. Io ho scritto una paginetta, ve la leggo dopo,
per dire che non è che uno vuole per forza far sembrare che sta cosa discende da chissà quanti millenni, no, è una festa che rappresenta un tipo di cultura e quindi non va discriminato come non va discriminato nessuna cultura. Do la parola al etnoantropologo Fabio Pirozzi. Buonasera a tutti quanti e benvenuti. Cerco di essere abbastanza conciso perché chi viene per ultimo trova già, la gente già a dormire, altri magari insomma sono più vispi, però l'ultimo dalla botta finale, diciamo, no? Quindi preparatevi a sognare 10 minuti. Lord James Fraser scrisse alla fine dell'Ottocento e del Novecento 13 volumi, Il ramo d'oro. Fu criticato non tanto per il comparatismo che nasce già dalla scuola inglese dell'Ottocento, ma fu criticato soprattutto perché lui poco si è spostato dalla sua biblioteca, poco ha vissuto ed è entrato all'interno delle culture. Questo era il problema principale in cui andava a incappare, diciamo, la vecchia antropologia, anche se Fraser è uno dei in antropologia è uno studioso che bisogna studiare assolutamente, è una delle basi fondamentali come tutto gli altri studiosi da Van Genepa e tante altre, Taylor, Tyler, che sono la base dell'antropologia. Il comparatismo effettivamente viene ancora utilizzato, più che altro viene formulato in forme altre e si parla più che altro di comparativismo contrastivo. Contrastivo in che senso? Comunque vengono messi sullo stesso piano gli elementi comuni di medesime culture che si vogliono confrontare. Questo che cosa propone questo metodo? Propone che nessuna cultura possa essere elevata superiore o inferiore all'altra. E questo è un modo anche di pensare, di guardare la nostra città, noi altri, e quindi ci sta a fianco. Piccola parentesi. Io prima scherzavo con Angelo, dice termine pagano, per il mio modo di vedere anche nella determinata terminologia, anche se ricorrono in continuazione nel nostro vocabolario perché imposte dalla culturazione e dall'inculturazione, comunque è un termine comunque che va dispregiativo, se vogliamo. Pagano è stato introdotto insomma come termine dalla religione cattolica e la sua centralità, che doveva comunque indicare le diversità che non dovevano confrontarsi con loro. Ci non siamo noi, gli altri sono pagani, ma pagano, che adesso si andrà a trovare nel vocabolario, significa infedele, e significato in latino era tutt'altra cosa. Questa è di base, quindi noi cerchiamo sempre di parlare, almeno io cerco sempre di parlare di culture cristiane o culture popolari. Hai ragione, amore. No, questa è la rosa che mi ha regalato per il mio onomastico mio figlio, Matteo. Auguri, Matteo. No, io. No, è Matteo che ti ha regalato la rosa. Bravo. Noi a Fabio ci vogliamo bene, assolutamente, assolutamente, infatti, no, insomma, noi parliamo, comunque ci abbiamo modi di pensare differenti, ma io devo dire una cosa, uno dei miei primi libri che ho studiato è stato Buongiorno Terra. Grazie. Consiglio, questo lo, grazie, lo sa benissimo, perché fu consigliato dal mio professore di cattedra, ordinario, il professor Vincenzo Spera, che conosce bene, e dal grande, sono sempre così, fu grande Conci. Parlo di questa mia data perché sono un po' conciano, perché io Conci era un professore che andò a rivoluzionare insomma l'antropologia e la filosofia. Lui nasce come filosofo ed è un erede di Edmund Husserl e quindi introduce l'antropologia fenomenologica, quindi perciò uno sguardo altro e non diverso sulle culture popolari. Questo sguardo altro, anche per introdurre, che Anna si sta introducendo in questi discorsi, io ho sempre ripetuto,
fino a quando non si convincerà che la visione del simbolico è una visione postmoderna e soprattutto logico-razionale. Sono delle convenzioni, degli statuti, delle strutture in cui noi andiamo a incanalare insieme in categorie determinati elementi o segni culturali. Questo è il problema più duro che noi abbiamo nella modernità, soprattutto nel nostro modo di pensare. E soprattutto il simbolico è una forma rappresentativa. Simbolico non ne possiamo parlare adesso, attraverso insomma anche come parlava insomma David Le Breton, antropologo francese, oppure anche già prima i vecchi antropologi, noi abbiamo una realtà moderna costruita su sistemi simbolici, le nostre stesse emozioni sono costruite su sistemi simbolici, ma il simbolo non è altro che un rimando a una copia del reale, quindi il suo significato, la parola si svolta di senso. Vertica non è simbolo, certo, le persone lo ritornano mille volte, forse lo ripetono altre mille volte, magari mi stancano, certo, molti magari li ripetono simbolo, perché noi attraverso la pubblicazione di mass media, attraverso altri testi intellettuali, ormai ci hanno impregnato nel nostro gergo con questi termini. Ma prima nessuno pensava all'aperto di simbolo, aperto. L'andop sta a Maron, che è Maron? E la vertica sul tappato dei fuochi, sarò breve, è un altro che la veste rituale in cui si vestirà appunto la Madonna. Il canto a figliola è un canto cerimoniale che richiede appunto il ritorno della Madonna sulla terra, in quello spazio sacro. Perciò la vertica e l'albero, come tante altre e altre culture, mettono i centri del mondo. Perché in quel posto, in quel luogo, in quello spazio, in quel tempo, interviene e discende la divinità per portare protezione nell'immediato futuro, nel tempo, se vogliamo dire, nel tempo profano. Profano non l'opposto al sacro, ma che è fuori il profano, che attende il sacro. L'opposto di sacro è secolare, cioè storico, storicizzato. Diciamo che noi tutte queste parole, questi modi di essere, fanno parte di determinate convenzioni che non è che nascono adesso, soprattutto nella modernità o nell'ultimo secolo. Senza dubbio la paranza dell'ogni mondo e anche altre paranze di realtà, la paranza dell'ogni mondo noi siamo riusciti a ricostruirla attraverso anche il mio libro Fuori del Vesuvio alla fine dell'Ottocento. Ma attraverso giovani di illuminazione, memorie rare, quindi devono essere prove corroborate da varie annotazioni, da documentazione. Però è stato di interesse perché non entra paradossalmente in quelle forme, diciamo, in cui si vanno a stereotipare o a stilizzare determinate gestualità o segni culturali, così come nella danza. Ma ha un suo continuo trasformarsi. Negli ultimi anni, il libro è uscito nel 2011 e per quanto riguarda gli ultimi anni, sulla paranza del mondo e su somma lesbiana, ne parlerò nel prossimo libro che uscirà. Quindi sarà anche una sorpresa perché ci sono state questi tempi, stati solcati da altre enormi trasformazioni, molto importanti. Leggevo quell'enorme trasformazione che fece il Gennaro proprio per portare la paranza e il pellegrinaggio avanti. Il problema principale comunque, quando si ha lo sguardo delle tradizioni popolari, è che c'è una grande confusione folklore e tradizione popolare o folclorizzazione. Che significa? Se voi vogliamo fare riferimento al folklore, sapere del popolo, nato, coniato questo termine nella metà dell'Ottocento, come dice il mio professore, per noi sono cose serie, perché noi in là, in questo spazio, in queste parole, indichiamo l'intero vissuto generazionale dei nostri trascorsi. La storia l'hanno fatto le tradizioni popolari e non la storia dei libri. Continuamente rielaborata secondo lo sguardo degli storici.
distorta, e io dico sempre, se andiamo a vedere gli archivi segreti del Vaticano, lì io uscirà, insomma, lì nessuno mai c'è mai andato, e nessuno ci entrerà mai, assolutamente. E quindi quello che più è forte è sono le emozioni che hanno vissuto le intere popolazioni, le comunità, attraverso questi passaggi storici. Chi l'ha mai raccontato? Sono stati raccontati forse un pochettino delle fiabe, attraverso i racconti, attraverso appunto la memoria orale che è stata tramandata da alcuni anziani, e non troppi purtroppo, non sono così tanti, ed è sempre più difficile la ricerca antropologica, è ancora più difficile la ricerca antropologica quando poi parliamo di trasformazione attuale. Perché? Perché era molto più facile il ruolo dell'antropologo quando vive in contesti contadini, ma adesso le cose sono cambiate. Non parliamo più di comunità, parliamo di tante forme di trasformazioni, di egocentrati, di personali trasformazioni e interpretazioni della cultura popolare. E tutto poi, e quindi si deve dividere all'interno dei meccanismi, questo per introdurre una cosa. C'è una formulazione più piccola battuta, perdone. Che si beve e che si fa, si mangia e che si trasferisce sono cose che appartengono alla festa. Anzi, la festa era il mezzo appunto per cercare di rigenerarsi, cosmizzarsi da cosmos, da divinità, parola cosmetici, di mettersi a nuovo. Io riportavo parole di alcune persone. Sì, certo, io appunto. Sì, certo, sicuramente sente spesso, però il caos, il caos è uno dei mezzi fondamentali, assolutamente, rievocare il caos. Che significa? Rievocare la trasgressione, sì, anche con norme e con regole, e servivano proprio per cercare di cacciare fuori tutte le negatività accumulate durante l'anno. Il demone che c'era, noi come dicevano i preti del 500 con il carnevale, appunto confondere il demone, confondere il male e poi esterno. E si poteva fare solo nel momento della festa, solo la presenza del sacro. Se devo parlare di caos, c'è un problema o di trasgressione, è che la trasgressione aveva una motivazione, un fine. E come diceva il Conci, adesso sembra che il caos e la tradizione continua ad aleggiare continuamente. Non c'è più il ritorno all'ordine. Appunto, di sogni serviva per chiamare l'ordine. Ed erano funzionalità molto importanti all'interno della festa. Il problema è che appunto la festa poi attraverso l'occhio dell'illuminato occidentale, ma non da adesso, insomma dai tempi passati, è entrato all'interno di schemi e categorie, soprattutto in quegli schemi e categorie deputate dalla scienza, dalle convenzioni scientifiche, in cui tutto o è superstizione, magia, e quindi dice non si possa studiare perché la scienza non è un mezzo adatto per studiare. Il metodo logico razionale non è un metodo, noi possiamo organizzare sicuramente intavolare uno studio, ma ci vuole altre logiche, altri sguardi, altre osservazione. Uno che io utilizzo è una logica micro rituale. Bisogna entrare nel vissuto delle persone per capirne il senso e il significato. Io non posso credere che quella non sia, la pentola non sia la Madonna, o che la statua non sia la Madonna nel giorno della festa, perché sennò abbiamo a che fare con milioni di deficienti in tutto l'arco della propria storia, che vanno a baciare la statua, che vanno a baciare la croce, che vanno a cosa. Si sta parlando di ierofania, si sta parlando di un ritorno di presenza sacra all'interno di determinati contesti, che siano festivi, sacri o luoghi religiosi. Ed è importante capire lo sguardo, entrare in altre logiche, in altre ottiche, e che non siano oggettive, perché oggettive poi alla fine diventa un sinonimo di simbolico. Cioè, noi le rendiamo oggetto, vissuti, emozione. Anche la stessa telecamera che gli faccio 50.000 riprese, che diventa poi l'uso soprattutto come archivio,
per vedere determinate cose, però bisogna cogliere l'emozione, il suo libero manifestarsi, spontaneo manifestarsi, è là il vissuto. E certo, la domanda poi potrebbe essere una domanda che invece è passata, ma poi un discorso si viene sempre stata ammogliata. Cioè, mi stai dicendo che in poche parole c'è cioè, un cd alla muriata, cioè dopo poco di stanchi lo butti, alla muriata è un vissuto, continuo, carenne, di continua trasformazione. Certo, ultimamente possiamo dire che la muriata negli ultimi 20 anni ha vissuto consecutive e dinamiche svolte antropologiche, quindi consecutivi dinamici modelli di cultura. E quindi noi dobbiamo capire che comunque tali modelli dobbiamo intenderli e vivere all'interno della tradizione, cioè come forme spontanee, che siano ben differenti dalla folclorizzazione, una nuova coniazione del termine folklore, perché non è più inteso come tale, come sapere del popolo. Non facciamo folklore. È un termine che viene usato comunemente. Folklore adesso è una rappresentazione della tradizione popolare, ma ha bisogno di mezzi esterni, di sponsor, di tant'altro per esibirsi. Invece la tradizione, vai a casello, non ha bisogno. A gente, Wingo, Pan, e Castagnetta, i fiori, a pregare, l'ozione, a mangiare. Punto a rievocare il caos alimentare, alcolico, sessuale, trasgressivo, di cani, anche la stessa violenza. Però non condanniamo purtroppo insomma il giorno della festa con violenza, a me mi sa che dobbiamo condannare il quotidiano con violenza, perché poi tutti quanti ci mettiamo come tanti giudici e illuminati e tendiamo sempre ad aiutare, perché viviamo una società di tanti egocentrati. Mi spiego, perché vedo che i miei figli ti prendono in più. E queste convenzioni sono entrate soprattutto nel modo di cantare, nel modo di ballare. Ma parlavo con queste nuove studentesse che stanno facendo ricerca sul campo, Francesca e Roberta Maranta, stanno là. E stanno facendo un discorso sulla danza. È un testo che io effettivamente ho portato al mio professore Benzio Rolando Duplicato, forse il migliore che abbia scritto Roberto Di Simone, la tarantella e due anni del Guarnacino. Poi fa uno studio abbastanza attento sulle trasformazioni della tarantella. Questo ci ha citato la tarantella la tammuriata. C'entra perché se c'è un po' di confusione, e c'è sempre stata confusione tra tarantella e tammuriata, sono due forme totalmente differenti. E poi quando noi parliamo di tarantella, noi pensiamo sempre a una visione di questo col tamburello in mano che ballo, non è niente questo, erano forme sacrali, erano forme, la musica era una teatro musica, quindi una musica terapia tradotta in forma razionale, così. E serviva proprio, era un cerimoniale, era un rituale importantissimo per appunto distruggere tutte le negatività accumulate, indicate adesso nella forma mitica del mostro della taranta. E nulla c'era differente tra la pizia salentina e la tarantella napoletana, e questo nel 600. E dopo che è successo molto. Perché se noi vogliamo parlare di un altro termine, e questi termini io includo nella mia parte, di antico o di originario, sta blatterando, sta parlando di un sacco di idiozie e non ha niente a che fare con la storia delle tradizioni popolari, che è una successione continua di modelli di cultura. All'interno di continui modelli di cultura ci sono continue trasformazioni. Nel 700, e si parla del 700 napoletano, della grande nobiltà napoletana, la tarantella viene assunta all'interno di una rappresentazione, viene rievocata come forma simbolica e mocivole di una identità culturale, ma non era tanto come forma simbolica culturale, era proprio per
divertimento per la società alta. E lì quindi l'interesse si è avuto, e poi abbiamo il 700 si combina con l'illuminismo, quindi con una svolta molto importante della visione del sacro. Gli assoluti così identificati come sacro cominciano a perdere il loro significato. E lì in cui si comincia il nostro pensiero viene molto dall'illuminismo. Sì, di parologia della Sinale possiamo parlare anche della Sofia Elena, ma parliamo anche di un'elite limitata. E si riprende l'illuminismo, che lo riprende, poi viene visto dal rinascimento, dal umanesimo, così lo rivediamo in arte, nella tridimensionalità, nella prospettiva. E quindi parliamo e pensiamo attraverso un sistema prospettico, attraverso un sistema tridimensionale, attraverso schemi e organizzazioni, così si muove il nostro cervello attuale. E molte volte è limitato proprio da queste barriere, ma alla fine la prospettiva, se ricordiamo, e dobbiamo un quadro liscio, quindi sempre in un'illusione, anche i nostri pensieri, i nostri problemi, fin quando non si concretizzano nella realtà. L'illuminismo quindi è parte, un momento importante, un pensiero si comincia a cambiare, quindi se parte da un elito questo pensiero, man mano viene lentamente assorbito dal popolo. Si comincia a identificare i valori degli assoluti del sacro. Poi viene perciò anche la trasformazione della danza, della tarantella. L'Ottocento è ancora più forte. Se prima, fino al 600, nella cultura popolare nessuno se la pensava, la cultura popolare incomincia a essere terreno di scavo. Proprio per stimolare le nuove, i lavori, i romanzi, poetiche, del romanticismo. E questo già parliamo da Vico, parliamo poi di Tomaseo, parliamo di D'Ancona, parliamo di Crocioni, per parlare poi dopo, però insomma più recente, da Benedetto Croce, che appunto poi De Martino prende da Benedetto Croce, che poi di De Martino poi di Benedetto Croce non fa niente, vabbè, questo fa parte del Novecento. E lì si cominciano a creare, a riformare anche per interessi, soprattutto poi per interessi politico, per interessi potere, dei nuovi confini. E molto importante era ristabilire le nuove tradizioni. E da qui comincia a entrare un nuovo processo di trasformazione, molto forte, sì, amore finito. E questo per dire che tutto il processo che l'osservazione che dobbiamo fare all'interno del singolare deve essere fatto attraverso studiando anche i momenti storici. Tutto deve essere. Grazie amore. E quindi l'osservazione deve essere fatta in toto, a 360 gradi, e soprattutto attraverso un metodo che il mio professore chiamava, attraverso le poche, la sospensione del giudizio. Io vi ringrazio e scusatemi anche insomma dell'interruzione. Grazie. Voce al bacio. I Poteroni, Ceccino, Cesare Di Mauro, Pinuccio sta salendo sul castagno più alto per fissare la bandiera. Questo è un ottimo cantatore, ma non conosco il nome. Mattia si dice. La chiesetta. La valenza lo biondo.
San Patino Albano, figlio di Digitano, la Madonna di Castello, Pacchiana, Lanzatori. Cambiandoci emozioni. Allora, dopo ognuno questa volta del 2013, il paese dove i vecchi ringiovaniscono perché camminano con le gambe dei giovani. Si dice che Cancanile è stato preso in braccio dai giovani della Paranzo Cognundo ed è stato portato ad accendere tre focaroni propiziatori sopra lo spiazzo della Rovesca, perché si dice c'ha metà che non poteva raggiungere il luogo dove stavano i falò. Il paese dove i vecchi non muoiono, perché i giovani ne ripetono il canto, il ballo e le parole. Il paese dove i vecchi hanno visitato il giardino delle Esperidi, correndo dietro la vita chimera, e non sono più tornati, che noi pensiamo che stanno lì, nel giardino delle Esperidi, che è un giardino che sta a occidente, il tramonto. Siamo andati a riprenderceli tra mille difficoltà e avventure, ma li abbiamo trovati trasformati in pietra, come eroi delle fiabe, che non si raccontano più. Loro le cantavano a noi, tracciando innanzi tempo il loro e il nostro destino. Le fiabe, dicevano i vecchi, che il Lupund, che ti ha raccontato un attimo prima, erano nuvie, ha chiuso la fiaba, cioè i grunti sono tutti fessati, no, perché ti ho raccontato delle ciocce che chiamavano loro, però che non conto, erano nubie. Ora all'ognundo o giovedì, una roccia di piperno nero è stata addomesticata in una superficie liscia ed è stata infissa nel terreno con immagine e parole di Gennaro Albano, il vecchio capo paranza del luogo. Zio di tutti, il genius loci di cui parlano le fonti e le fonti scomparse nel Monte Soma. Lì la cappella votiva intitolata alla Madonna Schiavona è stata trasformata in chiesetta con sacrifici e risorse della comunità dell'area orientale. Quest'anno c'erano sole e devoti. L'inaugurazione è stata solenne, prete giovane, anziani con i capelli bianchi, giovani indaffarati e sudati a far bella figura, perché dalle cappelle del tempo i nostri vecchi andati venivano a cercare alito e parole nell'inverno. Stengono tutte i press, eravamo in trepidazione, agghindati nell'anima, e riceverle come meritano i vecchi che hanno speso una vita a tracciare solchi, potare, piantare alberi da cui loro non avrebbero colto i frutti.
che esempio. C'erano tutti, quelli andati vicini e quelli partiti per molto lontano. Nei nostri occhi e nelle infanzie contadine dei volti dei figli e dei nipoti. Infatti, puoi fare qualsiasi lavoro urbano, raggiungere vette in affari e successo nella società e in amore, lasciare questa terra, prendere accenti stranieri, ma nel viso, quanti scritte le parole, il son della montagna è questa montagna a miglia. E non ti lasciano solo, all'ognuno, non ti lasciano solo, e non ci lasciate soli quassù a mezza costa, appena oltre le coltivazioni. Quest'anno le fate imbellite, sono le fate che compaiono nelle fiabe di Somma, non sono venute da Salerno come alcuni anni fa descrivevo in un articolo di Subana, sono venute da Cerco, da Giuliano, da Casalmor, non so voi da dove venite, però siete comprese nelle fate straniere solo all'ognuno. Le fate hanno portato professori da Napoli e da Vernosano per aprire loro le porte della realtà che balla, canta, suona nei loro libri. Alcune hanno tesi di laurea in corso d'opera e hanno aspirato con tutti i sensi le immagini, i suoni, i sapori che la tradizione distribuisce di generazione in generazione. E non possono scrivere che l'amore non l'abbiamo fatto. Mi dispiace, non la potete scrivere. Noi l'amore l'abbiamo fatto. E non perché, come sempre, due coppiette si sono appartate e nella penombra della sera galeotta si sono fuse in un solo corpo, quasi un albero tra gli alberi, lì sul viottolo del, tra virgolette, bagno, a cielo aperto, curioso e piccolo. Lì dove il lapillo vergine sulla terra nera biancheggiava alla luna che non c'era, ma era come se ci fosse. Sembra ognuno, non ho cambiato cosa. L'abbiamo fatto con la mente, l'amore, con mente generosa, giocando. L'abbiamo fatto con bocconi di diverse tradizioni culinarie, che abbiamo scambiato senza ruoli o distinzioni sessuali, mettendoli in bocca all'ospite più vicino, ironizzando su facili pruderie popolari. L'abbiamo fatto mescolando vini diversi nei bicchieri e nelle gole capaci, vini preparati con le indicazioni perentorie dei nonni ottantenni, come quello di Antonio Barbuto, il cognome non lo conosco, ma fa un vino eccezionale, che fa un vino rosso, vetusto e solare. L'abbiamo fatto passando di mano in mano pietanze lungo il disteso tavolato bianco del legno appena tagliato, privilegiati dagli occhi attenti delle madri che distribuiscono a tutti i figli della montagna eguali porzioni, con cuore aperto e occhi attenti. Oggi qui c'è una di queste signore. Mi sono sentito a casa prendendo il cibo dalle mani della signora Teresa, che non conosco. Al capo del suo tavolo si è zio Vincenzo il cantiniere, generoso d'occhi, rughe, danze. Una festa del dare, come oggi, non puoi spedire se non nel recinto del sacro. La divinità ci ha visitati e noi l'abbiamo accolta nell'amicizia, data e ricevuta, in promessa di rinnovo. Abbiamo giocato come fanciulli desiderosi d'essere compagni d'avventura con cascata di antichi saperi. Abbiamo scambiato fiabe e racconti degli anni. Abbiamo evocato leggende che facevano crescere la terra su cui poggiare i piedi quando il mare arrivava fino a nulla. Chi ha ascoltato ha incantato il sorriso, come l'ospite toscano, bionda, come Madonna Angioina, semplice nei suoi grandi occhi curiosi. Non sarà facile dimenticarla, anche se il tempo e la vita non ce la faranno più incontrare. A fine racconto rimaneva incantata nella sete del tempo che non passa. Allora le ho detto,
che era tutto uno scherzo e che non c'era nulla di vero, nulla di vero, nelle parole del vento e nelle parole del vino. La sua meraviglia è aumentata ancora fino allo scoppio della risata dei presenti, raccolti su sedie improvvisate e messi in cerchio intorno ad una cassetta che faceva da tavolo, facendosi grande nelle fantasie, perché grande era il cuore degli assetati di storie da scoprire. La lezione era partita e non consisteva nell'apprendere eventi o avventure, quanto quella di imparare a muoversi nel mondo fra gli ampi azzurri di tuffanti bonari, giocherelloni di vita. Eravamo alla corte di re Sabatino e del gemello Mario. Io ho raccolto un sacco di fiabe sui gemelli. Eredi di Zigenaro Albano. Le danze cominciavano e ogni tanto qualcuno più giovane ti si avvicinava, ti riconosceva e si faceva riconoscere in un soprannome che scavava la terra e la rendeva produttiva. Abbiamo affettato una pizza di scarolo sulle gambe lunghe di Erika, la ragazza che l'aveva preparata la sera prima facendola col cuore, e non l'abbiamo filiata. Filiarsi, non l'abbiamo tagliata. Filiarsi nel figlio, quando c'hanno quello spacco lungo il bordo gonfio. E abbiamo tagliato la pizza sulle gambe di Erika e non l'abbiamo filiata. Abbiamo dato il cibo a tutti e non siamo rimasti digiuni. Abbiamo sentito sulla pelle le mani che percotevano la tamborra e non abbiamo esaudito le antiche praterie dell'anima. Abbiamo ballato, non io, mescolando movenze e muti inviti, e non abbiamo consumato tutti i passi dei padri. Abbiamo dato e molto di più abbiamo ricevuto. Poi in tutto questo tempo infinito della devozione abbiamo incontrato vecchi amici di montagna. Ora hanno accorciato le loro impronte, che ci hanno ricordato quanto possa essere profonda l'amicizia e come questa non esclude che possano arrivare nuovi amici e possano essere tutti accolti nel vasto vattantam del tempo. Infine abbiamo pregato senza pregare davanti alla chiesetta rinnovata e non abbiamo finita la voglia di alzare i pensieri in un mondo che nasconde la ricchezza ai poveri e Dio ai poeti.